Oggi parte la sperimentazione dei voli cosiddetti Covid-free sul Roma-Milano. In prospettiva verrà implementato anche su altri voli? Sì, è questa l'idea. Oggi si parte con un'offerta commerciale, 2 voli su 7 sono appunto Covid-free. I passeggeri possono optare di volare su un volo dove tutti i passeggeri hanno avuto esito negativo al test, però non ci si ferma qui. Questo non è un progetto volto a incrementare la sicurezza nel volo, che è già molto alta secondo noi, non ha bisogno anche di questo. È volto piuttosto a evitare che persone infette si muovano, magari anche asintomatiche. Questo è il motivo per cui soprattutto flussi internazionali o intercontinentali da origini dove la situazione epidemiologica è più severa, oggi sono sottoposte a restrizioni, cioè alle quarantene. Oggi un americano, se vuole venire a Roma, lo può fare, il volo c'è, non lo farà mai perché appena mette il piede a Roma dovrà fare quarantena. Però se noi creiamo invece corridoi puliti, Covid-free, anche sulle rotte intercontinentali o internazionali, bene, allora forse la quarantena non servirà. Questa è un po' la finalità ultima, diciamo, di questo progetto, tenuto conto che ad agosto il traffico di aeroporti di Roma è calato dell'80%, che però è una media pesata, è fatto di un 60% sul domestico e di fatto di uno zero proprio su quei flussi che intendiamo rivitalizzare, i flussi intercontinentali.